come finirò io. Mr. Grillo, show starts in 30 seconds. Ladies and gentlemen, eh? Ci siamo? I guidatori sono delle belve umane, cioè i tassisti. Noi pensavamo i nostri hanno il vetro antiproiettile, il fucile a pompa e un Doberman che ti fissa tutto il viaggio con gli occhi iniettati di sangue. È una specie di serial killer in embrione, lui potrebbe scendere e uccidere almeno una decina di pedoni se lo potesse. Perché qui il problema sono i tassisti con i pedoni, non tanto con i passeggeri. Perché il pedone fa tutto in piedi, non so se puoi osservare, mangiano in piedi, bevono in piedi mentre camminano, tutto dentro il traffico. Luce, tutta luce, tutta luce. Non è possibile, sono a Londra. Io non pensavo neanche di venire in una città e di non essere mai partito, io non sono mai partito. Tutti italiani, ho girato il centro, tutti italiani, mi abbracciavano per le strade. Anche in Pakistan. Ma sono più commosso io di voi, sono più commosso io, perché per le strade mi avevano già terrorizzato all'aeroporto, check, raggi, cosa, terrorismo alert. Io arrivi qui che comincio a guardare quelli, chi c'ha uno zaino, tutti con lo zaino, già il terrorismo con gli zaini, non ci sono i sacchetti della... Noi abbiamo i sacchetti per metterci, qui hanno tolto i cestini per l'immondizia, dove la mettete? Nelle tasche, ve la portate a casa, dov'è? Dov'è? È meraviglioso, io lo so, non posso neanche venire qui e parlare male dell'Italia, prima devo rompervi un po' i coglioni a voi, prima perché è nella mia natura. Cioè qui la percezione climatica, effetto serra, non effetto serra, ma dove? La percezione climatica che avete qui in questa città è completamente diversa dal resto del mondo. Gente che gira in maniche, ho visto in maniche corte, in bicicletta, in manica corta, in bicicletta, con la lattina di Coca-Cola così, ghiacciata. Ma come fate? Io ero un bakuka. Avete il più alta percentuale di minorenni incinta e si vede, ma perché rimangono incinta? L'ho scoperto, hanno tutte le minigonne e sono senza calzi, hanno le gambe violacee, blu, dal freddo, sono anestetizzate, da qui in giù non sentono niente. È chiaro che vanno in metro, uno va lì e si sfrigia un po' e rimangono incinta dopo. Perché il seme esce già in criogenesi. E quindi lei non si accorge di nulla. A cup of tea in London. The tea is a ritual in London. It's 5 o'clock, and at 5 o'clock, English people drink the tea. Non c'è niente, è finto, perché me ne sono già bevuti 5 litri. The cup of tea. Ho una voglia di un cappuccino che voi non ve ne immaginate neanche. Siamo davanti alle famose chiuse sul fiume Tamigi.
che servono appunto per contenere le grandi maree del Mare del Nord, che sennò allagherebbero Londra e dintorni. Sono le più grandi del mondo, sono le più sicure del mondo e siamo qui perché c'è un grande piano di riqualificazione del fiume e dell'acqua. Okay, the Environment Agency is responsible for regulating pollution. So we regulate all discharges to the river, whether it comes from sewage treatment works or from industry. We're also responsible for managing flood risk. We have an overseeing responsibility, so we manage the Thames barrier as well. There has been huge improvements in the quality of the Thames from the early 60s, 1960s, when the river was almost biologically dead. The river has improved incredibly since then. There's been a lot of factors for that. But now we see around 125 species of fish can be supported in the river. We get occasional seals and porpoises as well. But the job is not finished. We are looking to have a tunnel constructed, which will go under the whole main Thames. And that will take discharges from the old Victorian system, sewage system, which currently go into the Thames if it rains. Well, we have a number of sites all the way down the river which monitor oxygen levels. And when we see that oxygen levels are falling very low, and that's usually because of some pollution incident, then we contact the water company, called Thames Water, and they send out boats which inject oxygen into the river. Okay. And that's to raise the oxygen levels. They also have boats which go and try and trap a lot of the litter that comes out of the sewage and floats on the surface of the water, and they scoop that up into the ships. Voi che avete fatto delle chiuse per i mari che salgono, come intendete affrontare questo grande problema che è il riscaldamento globale? Around 6 years ago, we recognized that with sea levels rising, that we would have to do something for the flood defences and the Thames barrier that were protecting London and the main estuary. And we estimated early on that at about 2030 we would have to have either a new barrier or some change, major change. So we undertook a study called Thames Estuary 2100, and over the last 6 years we've been researching climate change, having the latest science on climate change, and using that to plan for the future. So we now have developed a plan for to the end of the century, effectively, of what we all need to do. The great news is that the barrier should continue to protect London up until around 2070. Una domanda che volevo fare è come mai lui, vestito così leggero, non ha freddo e io sto congelando col piumone. Grazie. Sono stato qui alle barriere del Tamigi, un capolavoro di architettura. Hanno ripulito il fiume, c'erano gli storioni, c'erano i capodolli, c'era tartaruga, una foca che è uscita dal Tamigi mi ha fatto... Si sta da Dio! In 10 anni avete ripulito tutto, che è il vostro piscio, lo sapete che il vostro piscio entra lì, poi si depura, poi rientra in casa, te lo ribevi, ripisci, è tutto una sensazione meravigliosa, che non buttate via niente. Le case, gli serramenti, non sanno neanche cosa sono i dopo i vetri. Ma perché? Perché qui la proprietà dura 1000 anni, no? Cioè è di uno, cioè tutto ciò che è esterno è di uno, 1000 anni, e se c'hai la sfortuna di comprare una casa che sei a 999 anni, che entri, paghi e sei l'ultimo anno, arriva il duca di Windsor e dice qua è tutto mio. Ecco perché non fanno i doppi vetri. Cosa fanno? Hanno degli spifferi pazzeschi, parlano di riscaldamento globale, sono a manetta con riscaldamento, i vetri degli spifferi così, e mettono le tende, delle tende che di notte si gonfiano. Io stanotte ho dormito come in bollina, c'erano le tende. Allora, siamo a Uckbridge, periferia di Londra, un quartiere fantastico da venirci a vivere domani mattina, una vita straordinaria. Andiamo in questo invece quartiere ecosostenibile, dove vivono 100 famiglie di Bedzed. È un quartiere fatto con criteri
di sostenibilità, quindi andiamo a vedere, 100 famiglie ci vivono da 10 anni, vediamo se si sono ammazzati tra di loro. This is Bedsead. It's now 10 years old. This is one of the first places where in the UK where we started to research the practicality of leading a zero carbon, zero waste lifestyle right in the middle of suburbia. So the idea was to show how you can come up with a living, working extension to an existing dormitory suburb on brownfield land where everybody was given a garden, there was a workspace integrated with housing, you could show people that they didn't have to always travel to the town, to the city centre, which is very overcrowded. And we were going to have direct connections to local organic farms, which are producing food without using fossil energy and distributing it to the neighbourhood using electric vehicles, which again are powered by either the farm or the housing estate. So this was all the ingredients of this low carbon future are being prototyped here, and some things have worked very well and others less so, but on balance virtually everything that we said we were going to do can be done, so there's no excuse. What this place does is it takes away the excuse for not carrying on with these ideas. It's not perfect, and today you can do better. It's 10 years old. Questa è una casa modulo che vi faccio vedere. Che è molto semplice, è fatta di buon senso, tripli vetri, serra in modo che quando c'è il sole si scalda l'aria e rimane dentro la serra scalda questa stanza qua, non ci sono radiatori, i serramenti sono triplo vetro, dentro c'è l'argon, c'è un gas che non fa uscire, non fa entrare né freddo né fa uscire il caldo e fa passare la luce. Sono serramenti che poi determinano una qualità della vita all'interno meravigliosa, che non senti un rumore pazzesco. Una camera, la camera è silenziosissima, non ha riscaldamento. Ecco, volevo farvi vedere le coibentazioni. Se guardate questo spessore qua, questi sono più di 30 centimetri, hanno usato pietra lavica tritata che ha fasciato tutta la casa, è tutta fasciata, quindi non entra e non esce calore, non entra freddo, quindi la temperatura rimane costante. Saliamo e abbiamo sempre luce del sole. Il bagno ha tutto un segno di riciclo dell'acqua, riciclo delle feci che vanno in un deposito che poi vengono usate come compostaggio. Qui abbiamo la possibilità di sapere in qualsiasi momento quanto stai consumando, anche in soldi. Quindi sta a te poi usare gli utensili, la lavatrice, il forno nel momento in cui il picco costa di meno. Qui non usano i pannelli termici e non usano il geotermico perché hanno nella zona legno. Quindi hanno il pellet e quando c'è poco pellet usano una piccola caldaia a condensazione per compensare. Il costo di una casa così di 100 metri è circa 300.000 euro. 300.000 euro per 100 metri, tenendo presente che hai un risparmio del 40% sull'acqua, il 30% sull'energia, e quindi hai una casa che può farti risparmiare veramente un sacco di soldi. Abbiamo dei giapponesi qui che vengono dati con la casa, quindi è un optional, lo puoi prendere o non prendere. The most interesting thing about Bedsead is that there are certain technical things which have worked extremely well, and there are certain things which have been problematic. But generally, the more complex a technology, the quicker it breaks. So it's the simple things that really make a big difference, like insulation, air tightness, plaster, heat recovery, ventilation, district heating, photovoltaics, all the parts that don't move, wind-driven ventilation, all these things work really well. Sunlight, passive solar gain, gardens. And then the things that have broken have been the high technology water treatment plant or the biomass fueled combined heat and power plant. So what we've decided to do is that we believe that in a low carbon future, technology is going to be harder to get hold of, and the tendency at the moment is for people to design things that need more technology, not less.
we think this is rubbish. We think the real simple moves make the most difference. Allora queste siamo sul tetto. È uno dei tetti. Puoi farti un po' d'orto oppure una siepe. E poi vedi le prese. Quella è la casa. Yes. Yeah, that's the house. Right. Yes. That's the house. Okay. Yes. Questa è la centrale termica. La caldaia a condensazione e a pallet, l'altra. Every house ever this, every. There's one or two that don't, but almost every. Quasi tutta, la maggior parte. E non c'è impianto di annaffiatura sopra, non si alimenta con l'umidità dell'aria, con la pioggia, sì, certo. So we have to win the argument, not because we're little green people who are very good and you know, get off on all this self-denial and feel smug about this low carbon future. We have to do it because the buildings are more attractive, they're more beautiful to live in, they have qualities that people love, like sunlight and gardens. And at the same time, then they have to be super energy efficient and then run off renewable energy systems. Fantastiche, quante sono? Fantastiche. Cioè le lesbiche con le lesbiche, vedi? Le porche feticiste con le porche feticiste e poi ci facciamo la nostra collezione. Fatto grandissime cose per questa città, dalla mobilità a togliere i parcheggi, a potenziare il mezzo pubblico. Londra si gira benissimo con le metropolitane, con i mezzi pubblici e lo dobbiamo a questo signore qua. The mayor of Milan came to see me 2 weeks after he's elected to say I want to do a congestion charge in Milan. And the previous mayor of Milan, a man, he came to see me and said, I want to do this. All the mayors of Milan want a congestion charge, but they can't get it done. If both the mayors of Milan in the last 8 years wanted a congestion charge, what stops them? È una potente lobby dei commercianti che vuole le macchine dentro. Ed è sono una culla di voti politici. E poi la Moratti sappiamo che ha dietro un marito con il petrolio, con i trasporti. But, I mean, here in London, big business wanted the congestion charge because you just couldn't get around. All the shopkeepers said no. But when we did it, ever since, sales in the area have been much better than outside. Adesso stanno facendo un parking sotto Sant'Ambrose, la chiesa, cioè il simbolo di Milano. The world... The really first big motorway complex was the mid-1930s in New York, built by Robert Moses. And all the transport planners said, build these freeways, Triborough Bridge, and the traffic will flow for 20 years. They built them, they were gridlocked after 18 months. And ever since then, wherever you build a road, it fills up. There isn't ever a stop. I just watched, and I grew up in the city, the car took over more and more, and the quality of life got worse and worse. And if I get re-elected in 2 years, we have a big drive to get people onto bikes, more pedestrian areas, a tipping point where people start to think not of the car. Certo che dirige una città così.
a city like, I mean, you have a great world city like Rome, Milan, London, New York. It's a world platform. What you do, the world will copy. But it's small enough, you can be in touch with everything. 70 years ago, the mayor of New York, Fiorella LaGuardia, he said, when a sparrow dies in Central Park, I feel responsible. And this is, if you are the mayor of the city, you are responsible. Le prossime Olimpiadi, cosa ne pensa delle prossime Olimpiadi? What do you think about next Olympics? Oh, it's going to be brilliant. It will be more green than any before. It won't be carbon neutral, there will be sun. And we will have to offset people flying in and all that. But it also, you see, we had this filthy, polluted area, poisoned with chemicals for 200 years. And the only way I could get £10 billion from government to clean it up was on the back of the Olympics. The Olympic Stadium, we've got half the normal amount of cement and steel. It's very light. Cement is so bad on carbon emissions. So what is happening with Berlusconi? Italy gave us Julius Caesar, Leonardo, Galileo. Italians are so sophisticated, so good at life, and they have this embarrassing monster running the country. Cazzo, voi avete avuto dei geni, avete avuto Livingstone che è stato quello che ha aperto un po' le situazioni. Livingstone che non c'è più, l'avete mandato via, fa una vita infernale in casa, però un uomo fondamentale per il traffico di questa città, infatti si vede, si gira bene, devi stare attento noi italiani perché guardi sempre dall'altra parte così ti arriva il taxi di qua, però se leggi stai tranquillo. Adesso andiamo a vedere una cosa che è abbastanza intelligente, coltivazione di miele sui tetti dei palazzi, per avere il miele ovviamente a chilometri zero. Siamo vicini ad Hyde Park, le api adesso sono una specie di letargo, stanno vicino alla regina, vibrano, la tengono calda, tengono molto calda la regina e stanno tutto l'inverno a vibrare. Non è una gran vita, però il miele poi viene benissimo. Andiamo a vedere. We're standing in the rain on the roof of the Lancaster London Hotel, which is here in London, just opposite Hyde Park, which is one of the biggest parks in London. And we've got four beehives here where we're keeping bees to produce honey for the hotel. And the bees go over to the park to feed. It's one of the best and most wonderful parks in London. At the moment it's the middle of winter, so they're having a very, very quiet life. And you can just see the bees are down here underneath the metal sheet, and we won't disturb them now. And this is what they make the honey on. So in a couple of months these will be full of honey. They'll have built out honeycomb from here, from the middle, and then they'll fill it with honey. There are a lot of beekeepers now in London. I think there's something like 2,000 beekeepers in London. And London's a great place to keep bees in England because most of the time the weather is better than it is elsewhere in England. And because there's so many different flowers, the honey's of a much richer flavour than what we call monoculture honey. So if you get honey that's just from one plant, it's got a very bland taste. The great environmental value of beekeeping anywhere is that it sustains plant life and agriculture, and that's just as important in a city as it is outside a city. These bees do all the pollination in London, or the 99.9% of the pollination. So it's absolutely vital that people look after the bees, keep them well, keep them fed, keep them in nice warm boxes like this. Electricity? You want electricity? Do you want electricity? Ecco, questa è una ricarica, una colonnina di elettricità. Se tu hai un veicolo elettrico, vieni qua, ti attacchi gratuitamente, ti fai un pieno di elettricità messa a disposizione dal tuo comune.
penso che queste cose potremmo farle benissimo anche noi. Qui c'è un motorino che si sta bevendo un po' di elettricità, fa il pieno qua, si spengono le luci nel palazzo di fronte, perché... I got a woman, baby, I got the swimming turning on all the time. Cosa ci faccio qui a Londra, io non si sa bene, a intervistare Fred. Fred, Fred, where you come? I want you, Fred, Fred, Fred. Smile, Fred, smile, smile, Fred. Very good. Where you find? My English is very terrible. Good. Vorrei presentarvi una persona, secondo me, straordinaria, un giornalista ambientale, Fred Pierce, e ha scritto un libro che avrei voluto scrivere io, questo Confessioni di un eco peccatore. Che cosa ha fatto Fred Pierce? È andato a vedere di persona, girando il mondo, da dove provengono tutti gli oggetti che abbiamo sotto mano, da un computer a un anello, a una bottiglia d'acqua, a del riso, al cotone, a una t-shirt, e ha tradotto la sua esperienza in questo libro straordinario. Well, I spent about a year traveling most of the time. I didn't do one trip around the world, but I did a series of journeys to India, to Bangladesh, to China, and so on. It seemed to me that I wanted to connect more closely, more personally, with these stories. It's not in the book, but we have shrimps that are grown in Scotland that go all the way to Bangladesh to be processed and put in cans and then come back to Europe. Crazy journeys. I feel we no longer know where our stuff comes from. Questo sistema, che è il sistema di come costruire le cose, secondo te può durare o abbiamo l'obbligo di cambiarlo, questo sistema? We have to recycle, we have to reuse our material. Now it's starting to happen. Aluminium, most of the aluminium that's ever been mined and processed is still in use. So we can do it, but we have to do it for more and more things. So I'm an optimist. I believe we can have 7, 8, 9 billion people living on this planet and living reasonably well. Not maybe like all the, you know, rich Americans, but, you know, reasonably well. Ideas is what matters these days, the better way of doing things, the smarter way of doing things. And that doesn't just mean Europeans exporting good ideas to India or China. It means Europeans importing good ideas. The Indians and the Chinese recycle much more of their rubbish, of their waste, than we do. They know how to do it better than we do. So we have to learn and teach. As I said at the start, an optimist, I think we can do this. An optimist. He's an optimist. I may be wrong, but I'm an optimist. Thank you. Fantastic. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bello, eh? Hi. How are you? The great relation? Absolutely. Friend of Grill of Friends? No. No Grill of Friends. Ah, okay. Berlusconi Friends? Yes, man. Okay. Thank you very much. Ma io sono commosso, non vi ho portato un cazzo. Cosa ti abbiamo portato? Bellissimo. Fantastico. Ma io sono non ho capito che, perché mi hanno invitato lì, ragazzi. Io ho una paura pazzesca. No, ma non vi date lì a parlare un po' di rete, un po' di capire. Perché il sistema che noi abbiamo fatto, dei movimenti dal basso, queste sulla rete, è esportabile. Ed è, siamo gli unici che abbiamo fatto una roba così. Quindi, no, siamo noi, ci tengo a dire. Però secondo me lei non dovrebbe andare in televisione, perché la rende troppo interessante. E secondo me il problema è che bisogna distogliere l'attenzione della gente dalla televisione.
Cioè, io mi sento di dirvi veramente che la televisione sta finendo. Se vai a vedere la progressione degli investimenti, le quotazioni in borsa delle grandi aziende televisive tipo media perdono il 50% all'anno. Cioè, parliamo di 2 o 3 anni e la televisione è la rete. Quando una nostra intervista è vista da 600.000 persone, è una piccola televisione. Cioè, il discorso è che ognuno deve essere una televisione. Io credo che sia. Ragazzi, io vi abbraccio. Scusate, ho fatto il professore, io non volevo. Volevo se mi presentavate qualche ragazza, un po' avere dei rapporti ogni tanto. Ciao. Il discorso è che ho sentito da questi giovani la contentezza di vivere in una città così, perché chiunque hai 30 anni, 20 anni, vivere in una città dove c'hai biblioteche, teatri, cinema, questa commistione di etnie, di qualsiasi cosa, la lingua la impari qua sul posto, è meravigliosa. Io ho le sinapsi da 62enne, non ce la faccio a parlarlo perfetto, mi intendo, riesco a parlare inglese con un indiano, un pakistano, perché sul mio livello cerebrale I happy, very happy to be here, my friend, io capisco, scelgo solo tassisti indiani, o hanno il turbante o non riesco a colloquiare. Allora, il discorso, perché è una lingua strana, è una lingua mista da il normanni, cioè i sassoni, il latino c'è dentro, e non capisci. Io me la sono sempre cavata con la creatività, ma lì la creatività con questa lingua non c'entra. Non ce la fai, perché io animation, compilation, situation, la medica collation, poi arriva il latino, che allora ti spiazza, era molto semplice questa lingua qua. Sono arrivati i normanni, hanno complicato. Il dente, mi fa male il dente, tu, e uno se gli fa male il tu, dice dove vado, dal tu, no, dal dentist, ma che cazzo di lingua è? Allora, io riesco, no? E allora, questo spettacolo dovrebbe chiamarsi Incredible London, Incredible England. Senti la pronuncia! Se stessi qui 10 anni imparo. Bene. First lesson, this is a table. What is this? This is a table. Table. Ah, my friend. Fabio Capello. Ah, you know Fabio Capello? Ah, England coach. Ah, chi è? E speak English Capello. It's a miracle. It's a miracle. Se speak English Capello, I speak Ucraino and Russian. Ok? Thank you very much. Ok. Mi sento il padrone di Londra. The government of London. London government. Is mine. Children? Is that? Ok. Pirate. Oh, that's fantastic. I have a six. I have six, yeah. I bambini come stanno? Sono scappati di casa? Lo so. Apologies for being late. Yes, thanks very much. Do you want to go in now? Very interesting. Yeah. Have you seen? Yes. You okay? Yeah, sure. Come si chiama di nome lui? David. So there's lots of stories here, but this one, Chris Jordan, this is a picture of 1.16 million paper bags, the number of paper bags made in the United States every hour. I mean, Cape Farewell, I started 10 years ago as an artist, and I was again working with a scientist, and nobody was talking about climate change 10 years ago. Yes. And the scientists were going, I wish somebody would listen, but their language was all wrong. Yes. Nobody wants to listen to graphs or to pieces of data. So what I did was to put the artist with the scientists, and we went up to the Arctic, and the engagement was just work with them and try and find a different language. And what they did was to make the story personal. So instead of this saying, oh, the planet's going to warm 3 degrees and everybody going, what does that mean? They say, look, this is my personal story. I was there, I did this, I reacted in this way, I saw this glacier melting, this whole ice field melt, I saw the polar bears. And that's how they begin to make the story. There's a wonderful work by Yael Batana there. And basically in Israel, she's an Israeli female artist. And
every weekend, all of these guys get together in their huge, great, big four-wheel drives, and the coast is these sand dunes. And all they do is go up the sand dunes, down the dunes, up the dunes, down the dunes. They crash their cars. They make a comedy routine. And she's done it like a choreography. And it, you just look at these people and you think, what a silly way to spend a whole weekend. And then why do you need this big car? And it's like, and in a way, it's, I think she's just reflecting on men. Qui vengono persone da tutto il mondo, visto giapponesi, inglesi, americani, russi. Come reagiscono? When you go to an exhibition like this, everybody's thinking, you know, why am I looking at this piece of art this artist has done? Yes. It's about a catastrophe, about a disaster, or it's about something incredibly beautiful, or it's about something that's very funny. And let's, like, you know, this is about climate change. It's not about the science. If we can get people to emotionally care about the planet and about the way we live and about our relationship to each other, then wow, that will change so much quicker than all our thinking going blah blah blah. I piccoli cambiamenti possono cambiare il mondo. But there are so many things we can, you know, just change. I mean, like London at the moment. Unbelievable now, and bicycles on the road. I mean, it's actually quicker to go across London by bicycle than it is in the bus or in a car, and you can park it anywhere. So that's a change. People are buying smaller cars. We're developing, you know, I want an electric car, please, because that's the sort of thing. And also in your house, I mean, you know, most of it is, we just got to say, turn the heating down, wear a jumper. There's a nice awareness in London about climate. You know, we're kind of moving it forward. But if you go to Canada or US, it's hard work. And we were kind of shocked. Maybe it's in Rome more than Milan, but it was very slow. People was, weren't engaged. They weren't involved in the same way. And I think the work you're doing is fantastic. And I think it's just like good luck. And we need all of us to keep pushing, pushing, pushing at more speed. So let's go. Okay. Thank you very much. Oh, thank you. For your pleasure. I mean, hey. Ora andiamo a vedere una specie di centro di raccolta di prodotti che sono magari in via di scadenza nei supermercati, magari gli ultimi due giorni, prodotti brutti, carote, mele, che non si presentano molto bene. Loro fanno questa raccolta in questo centro e poi distribuiscono a varie associazioni, e qui vediamo un po' come sono organizzati. We are now standing in the Fair Share London depot. Fair Share is a national food redistribution charity, and what we do is we take surplus food from the food industry and give it to organisations that support homeless and vulnerable people. Every day, 29,000 people across the UK benefit from the Fair Share food. Last year we redistributed 3,100 tons of food, and that actually contributed towards 7.4 million meals, and that's all food that would otherwise have been going to waste. The reason it's become surplus can be very varied. It can be because it has a short shelf life, it can be because the packaging is broken, it can be a wrong code bar, a production error. For example, we've had soup where the pasta in the soup had the wrong shape, therefore it can't be sold, but again it's perfectly fine to eat. So what's happening in here today is we have called all the community members that are due a delivery of food today and have told them, this is the food we have available for you, what would you like? For this one, for example, you have bread. We have bread coming in Tuesday to Friday. Every morning at 6:30, we've got bread coming in. So we've got bread going out every day as well. The thing is, this bread is still perfectly fine to eat for another 2-3 days. So they've been really good at saying, okay, what can we do with it? And for the bread manufacturer, it's cheaper for them. I mean, they have to pay for the cost of delivering it to our depot, but it would have cost so much more to send it to landfill. So they're helping us, they're helping the environment, and in the end it's cheaper for them. So it makes economic sense, and that's what's important, that obviously in the end companies will only get on board if it makes economic sense. You can see here again bread, but also fruit and veg. And fruit and veg is obviously what we prefer to send out. Giving food to homeless people with a weak immune system, we have to ensure that we provide them with good food. So it's fruit, veg, but also meat, fish and poultry. I mean, if you have a look here,
This is a great example of the type of fruit and veg that we give. So this is from Sainsbury's. Again, very short life. A good example of surplus food up here, it's porridge. The reason that was surplus is because on the box it says organic, but the product itself is not organic. So that's obviously a production error. This box is dented, so they can't sell it to the retailer. And you can see out of the whole stock, it's under half of the tins that are actually dented, but it means that the whole lot can't be sold, so we still get some that are perfectly fine. Even though we're in January, we already have Easter eggs. Obviously, we aim to send mostly fruit and veg, but everyone wants a treat, so it's nice to be able to send out chocolate as well. In terms of our environmental impact, it's quite difficult to put figures on it, but the government, the English government, says that for every ton of food not being wasted, 4.5 tons of CO2 emissions are saved. So we actually help businesses reduce CO2 emissions. Che cosa pensa della situazione che si è venuta a creare a Copenaghen, se per lei è stato un fallimento oppure se c'è ancora qualche speranza? I think Copenhagen was very, very disappointing. We could have made a deal. Yes. We had developed countries saying we will make cuts, maybe not as big as we would like. We had developing countries, some of the emerging economies like China, yeah, India, saying we would do something other than business, yeah, as usual, so reductions for them as well. We had people prepared, led by our Prime Minister, to make very significant amounts of money available to help developing countries who must adapt. We have got an agreement, but it's nothing like as good as we were hoping for, and we will need to do a lot more work to get, sure, to a formal treaty. Il governo britannico che intenzioni ha per porre un rimedio all'effetto serra, al cambiamento climatico? First of all, we believe the science. Of course, we've had people saying the science is all, yeah, wrong, or, yes, the science, yes, is not as good, or they made some mistakes. Yes, yes. But overall, we are certain of the, yes, science. Yes. And so we have, for ourselves, decided that we must take action in this country. We have got a climate change Act of Parliament, which means that by law now we are a carbon constrained society. We will limit our carbon, we will make cuts in our carbon, 34% by 2020. Voi avrete le Olimpiadi nel 2012 e si è parlato di fare delle Olimpiadi ecosostenibili. Ci vuol spiegare il concetto di fare delle Olimpiadi ecosostenibili? What we're trying to do is, first of all, in the construction of the Olympics, we're trying to make sure we don't waste, that we construct in the most eco-friendly way, that we bring materials, for example, along the river where we can do this and reduce the number of lorries on the road. We want to use recyclable materials as much as we possibly can. Yeah. Yeah. And then we want to have the kind of transportation for, yes, all the people participating, which is as low carbon as possible. So many, many ideas. People are being very creative about this because we would like to be able to say this is the greenest Olympics ever. Da noi si comincia a riparlare e a voler costruire delle centrali nucleari. Io volevo il suo parere sull'energia nucleare. We have come to the conclusion, it wasn't an obvious conclusion to come to for us because the party in government had not been particularly enthusiastic about nuclear, yeah, but we have decided we need it for the energy security and that it will contribute to reaching our, sure, cuts in carbon, which we believe we have to make. Mm. Ecco, noi, io sono un convinto antinuclearista, cioè perché credo che noi non abbiamo bisogno di più energia, ma abbiamo bisogno di efficienza energetica. We thought about this very, very carefully. And we've looked, yes, at, you know, we're particularly privileged in the UK. We have lots of wind, we've got lots of waves, we've got lots of, yeah, you know, yeah, tidal power, yeah, we've got all, yeah, sorts of opportunities here. And we're exploiting all of them. But even
by making the best effort we can with renewables. Okay. We have got nuclear at the present time, and we're going to need to replace some of it. We do need it in the mix. We can't actually manage to provide the security of supply to ordinary people and provide for business if we don't have nuclear in the mix. Sappiamo che lei ha un passato come difensore dei diritti delle donne, si è molto impegnata su quel fronte lì. Cosa pensa del nostro Presidente del Consiglio, cioè il comportamento che ha il nostro Presidente del Consiglio riguardo alle donne? Sei un po' cattiva. Bad questions. I think it's more than my reputation is worth to comment on the Italian Prime Minister. I think he makes his own case. È stata un'esperienza straordinaria. Innanzitutto che un ministro dell'energia riceva un comico, cioè un cittadino qualsiasi, è straordinario. In Italia non succedono queste cose. Abbiamo parlato un po' sull'energia, sul nucleare, sul cambiamento climatico, tante cose le ho condivise, alcune sul nucleare un po' meno. Noi non abbiamo bisogno di produrre più energia, abbiamo bisogno di renderla efficiente, fare case passive, usare automobili il meno possibile, muoverci il meno possibile, usare internet per spostarci. Abbiamo bisogno di ripensare un mondo diverso, ma noi in Italia non ce la facciamo se non ci date una mano. Sì. Nuovo, nuovo. Come si situa il suo blog nel panorama media in Italia? Cioè che funzione ha, che rapporto ha con gli altri mezzi di comunicazione? Siamo quelli più visti dopo la RAI. L'accostamento 5 milioni RAI, 250 mila ingressi blog, sono due accostamenti completamente diversi. L'ascolto della televisione è fatto in casa, è fatto unilateralmente, le informazioni arrivano in modo distratto. Chi invece si collega a un sito o per vedere un film o un filmato, per leggere qualcosa, lo fa di sua spontanea volontà e poi può anche accedere a fare i commenti, quindi è bidirezionale. Sono due media completamente diversi. Allora, per dirvi che i cittadini sono assolutamente tagliati fuori da qualsiasi istituzione in Italia, dai loro comuni, dalle loro regioni, non parliamo con le modalità della Costituzione, leggi popolari e referendum, mettono tutto nei cassetti e fanno sparire tutto. Non conta più, la gente non conta più. Ma adesso c'è una nuova idea. La nuova idea è arrivata con la rete. Il nostro blog ha fatto delle cose straordinarie. Ve lo dico io perché non lo leggerete mai sui giornali. Abbiamo fatto curare persone all'estero che erano spacciate in Italia, non le voleva curare nessuno e non c'erano i soldi. Abbiamo mandato mail, le famose mail bombing. Quando as my English is terrible. Oh, siete così. Siete inglesi, anche gli italiani che io incontro, che vivono qua, hanno perso anche un po' il senso dell'umorismo, perché qui c'è un umorismo molto particolare. Cioè, devi rallentare un attimo, essere molto gentili, perché per esempio in albergo da me, stamattina c'era il muratore alle 9 che picchiava su. Allora sono sceso, è un ragazzo italiano alla ricerca, e per non dirglielo in forma autoritaria o
Era un ragazzo, dico, c'è di nuovo, guardi, quel muratore che mi segue in tutta Europa, che dove vado a dormire sta lì, viene su e si comincia a fare un lavoro sopra la camera dove sto io. Glielo dico così. Mi dice, ma come fa a conoscerlo così? Pensi che possiamo cambiare le cose votando su internet? Ma noi siamo veramente sicuri di riuscire a sostituirci a costoro che poi sono noi. Ecco, questo volevo dire. La tua esperienza che hai avuto fino adesso, che tipo di chance ci sono per riuscire ad avere una massa critica, diciamo, importante per poter effettivamente cambiare? Le due veline sono le mie veline. Io sono ottimista, guarda, ho un ottimismo addosso, che è veramente, ma si vede, se no non sarei qua a sudare, a sbraitare, perché vedo che ci sono le potenzialità per cambiarlo. Ed è il movimento lento, lentissimo purtroppo, ma non riescono più a non farlo filtrare, filtra dal basso. Ogni tanto portiamo a casa risultati, non ce li dicono a noi i risultati, ma ci siamo dietro le cose importanti, ci sono migliaia e migliaia di giovani che hanno voglia di cambiare e farvi tornare a casa, cazzo. Grazie a tutti. È bello venire qua e sentire una prospettiva diversa. Sono andato via perché non c'era un'opportunità e non è che la situazione sia migliorata negli ultimi 15 anni, anzi è peggiorata. E dal punto di vista accademico posso dire che le prospettive sono pessime. Io tra l'altro sono uno dei tanti che ho dovuto scappare diciamo, all'Italia proprio perché non c'erano prospettive di lavoro. Una sfiducia, una rassegnazione da parte delle persone che si trovano fuori, una sfiducia della rassegnazione da parte delle persone che stanno in Italia. Rendendomi conto che siamo un po' uno scherzo oramai, cioè che siamo abbastanza irrilevanti al mondo esterno. A me piacerebbe molto tornare sinceramente in futuro se ci fosse possibilità. Oxford, all'università, io all'università con i docenti di Oxford, i studenti, è stato entusiasmante, uno stupro alla cultura ho fatto. Mi sono commosso a Oxford, pieno di professori italiani, italiani napoletani, sono quelli che... vivono, una napoletana vive a Oxford, insegna a Oxford filologia, in inglese, una napoletana. Li modificano geneticamente qua i napoletani. Incredible Italy. È un paese strano, un paese che non riesci neanche a capire che cos'è. È un paese pieno di mostri e i mostri creano altri mostri. Noi siamo quelli che hanno inventato il fascismo. Noi abbiamo inventato le banche. Ci siamo inventati invece che il PIL e il debito. Da noi il PIL e il debito sono la stessa cosa. Abbiamo un debito pubblico di 1810 miliardi di euro. Abbiamo un ministro delle finanze che si chiama Tremonti. Ha fatto le social cost. Social call. Due nomi in inglese per metterlo nel culo in italiano. Siamo nella redazione del più importante giornale economico del mondo, The Economist. Sono qui con John Pitt, che è il responsabile del settore economico per l'Europa, e sapere dal suo punto di vista come vede la situazione in generale economica italiana. The Italian economy has been in trouble for 15 years, more or less since the early 1990s. I think successive governments, both centre-left and centre-right, have failed to do enough to improve the public finances, so there is a very heavy public debt, and productivity growth has been too slow for Italy. And I think this threatens standards of living in Italy. In the long run, public finances are a problem in many European countries. Greece, Spain, this country in Britain has a terrible budget deficit. But because Italy has had a problem for so many years, its debt is very large. Sure. Dealing with the debt by means of tax amnesties is a mistake because it encourages people to avoid taxes in the future. It's the same as building in Italy. Yeah. If you say we will have an amnesty for all illegal building, there will be more illegal building in the future. And I think that's a general problem with tax in Italy. Yes. People do not have the incentive to pay tax in Italy because they think they will eventually be able to have an amnesty. Tutta questa bolla che è scoppiata della finanza
questo dissesto finanziario, come è stato vissuto proprio nella City di Londra? London has had terrible trouble in the last 2 years, and we've seen banking has been disastrous in Britain. It's been much worse here than in Italy. Yes. Italy has suffered less from the financial crisis. In a way, it was because Italy was already doing badly. But financial services, which we thought were going to be the big saviour of Britain, have not been a success. No. And I think we have many problems to solve in this country as a result. But I think we have a more flexible labour market, a more competitive economy than Italy. So in the long run, we may come back. I think the risk now that the economy in this country and in the rest of Europe and in America is recovering, the risk is that people go back to business as before, that the banks behave in much the same way as before. And we are already seeing a number of examples of asset prices rising. There's possibly a bubble in China. We may be heading for another problem because the banks are not behaving in a different way. Vorrei una tua opinione sul fatto che pochi giorni fa il nostro ministro delle finanze Tremonti è andato in Cina a vendere il debito. Well, I think it would be better to sell exports. Actually, Italian exports have been doing better than I would have expected recently. The industries of the north seem to be quite resilient, but I think Italy's debt problem is still a huge millstone round the neck of the country. And I think it would be much better to do what Germany does, sell real exports, than to sell debt. And I think people do not take Italy seriously, as seriously as they should, because this government is not seen under Berlusconi and Tremonti as tackling the real problems of the country, and Italy ought to be more important than that. E un'ultima domanda che farei a John Peter, ringraziandolo, se mi può prestare 50 sterline per tornare all'albergo. Can you lend him £50 to get back to the hotel? London is cheaper than it used to be. Vuoi presentare? Buon compleanno per te, 5 anni fa è nato il tuo blog, quindi siamo qua a celebrare il tuo blog. Vai. I've been told to do an introduction in English because Alice would like so, so I'm just going to do a brief one. Becca Grillo understands and speaks English. We were just coming from an interview and I was there, but clearly useless. He could have done it all by himself. Probably back from the days he used to do a Telotoyol America back in the 80s. Very briefly, doesn't need an introduction. You know who is the most important, influential comedian. Media and comics and activists for the last 30 years. È dalle 3 di oggi pomeriggio che mi segue e mi dice queste cose qui. Io non ce la faccio più. Grazie. Ora vedo un microfono lì, non so se avete invitato Brunetta, ma vabbè, questa vabbè, mi è venuta così, scusate. Allora, io voglio solo dirvi che pensavo di venire nella più grande università di economia del mondo, perché avete questa fama, la London School of Economics, fantastico, mi metto la giacca, sono l'unico con la giacca. Cioè, voi siete in una scuola di economia. Io ho sempre visto una cosa, si fa un errore proprio semantico quando si parla di economia. Quando si parla di economia si parla di soldi, ma l'economia non è parlare di soldi, assolutamente. Sbagliamo, è la finanza. E quando parliamo di economia parliamo di soldi perché chi parla di economia ha 70 anni, 80 anni, 60 anni. Ci stanno intercettando già. Lo sapevo. Allora, l'economia ecos, nomos, sono le cose, spostare cose. Allora, l'economia è come si muovono 5 miliardi di tonnellate di merci
con 1 miliardo di tonnellate di petrolio, e la finanza decide come si sposta, la velocità in cui si sposta questo tonnellaggio di merci, e le infrastrutture per farle viaggiare, e il condizionamento dei prezzi. Maiali, 300.000 maiali partono dal Belgio, vanno a Parma, stanno un po' lì, prendono la residenza e tornano. È il delirio dell'economia. E noi cosa facciamo? Progettiamo alta velocità per far viaggiare più veloce un delirio, una mozzarella a 280 all'ora. Perché abbiamo un ministro che ha tre morti. Vi spiego perché si chiama tre morti. Perché si sta inventando le cose più assurde. Non c'erano i soldi e dove va a prenderli? Dove va a prenderli? Va a prenderli nei conti dormienti. I conti dormienti sono quei conti che giacciono lì da 10 anni, che non sono stati movimentati, che sono i conti dei morti, chi è morto, o dei nostri emigrati in Australia. Lui va lì, li vede dormienti, come un principe azzurro, si veste di azzurro, va lì, dorme, e invece di baciarli se li inchiappetta, se li ha portati via. Scusate, un termine che non dovevo usare alla facoltà. E allora abbiamo un ministro come tre morti che parte 5 giorni fa e va in Cina. Va in Cina a cosa fare? Una volta i ministri italiani andavano nel mondo a vendere il nostro know-how, vendevano l'Olivetti, volevano l'Italcantieri, l'Italtel, la Telecom, vendevamo tecnologia. È andato a vendere il debito. Vende debito. Ora, un cittadino italiano non va a comprare un BOT o un CCT in banca perché è quasi sotto, è quasi negativo. Cioè, tu compri, c'è già rimesso qualcosa. Quindi nessuno... Cioè, è un'operazione della Madonna. La banca dice, guardi, li prenda, perché... Ma se ci sto rimettendo... però non si sa mai. Ora, se tu hai un'attività e sei pieno di debiti, e io ti compro il tuo debito, la tua attività diventa mia. Yes. Ma c'è un traduttore simultaneo? Che cazzo? Ah, c'è una lezione, una lesson, first lesson. This is a table. What is this? This is a table. Allora, comprano debiti. Ma allora, se comprano, non comprano titoli di Stato i cinesi, comprano lo Stato. Comprano il popolo italiano, comprano terra, comprano permessi di esportazione di qualsiasi cosa nel nostro paese, comprano la nostra sovranità popolare. Non vedete che adesso questa crisi della City, io ho parlato con gente, con banchieri della Lehman Brothers, ma sembra quasi che stia ripartendo. Non è successo quasi niente. Le banche responsabili di un crack che nella storia non c'è mai stato hanno ripreso i loro soldi, continuano imperterriti a vendere scommesse, debiti, i loro hedge fund, i loro derivati. E la gente pensa che forse il peggio è passato. E i titoli sui giornali di oggi, vostri inglesi, c'è scritto: c'è uno 0,1% che sta aumentando il PIL dello 0,1. Uno dice, cazzo, c'è una... dove li metto tutti questi 0,1? Li devo investire. C'è la lucina in fondo al tunnel. La lucina in fondo al tunnel. Vedi già la luce in fondo al tunnel. È un treno che ti sta venendo in faccia. La lucina in fondo al tunnel. The Cat of Tea in London è meravigliosamente una sacralità gioiosa, bisogna avere tempo, se prendi più di 2 tè non vai più a lavorare, infatti i londinesi non fanno nulla, perché sono sempre a drink a cup of tea. A cup of tea in London is so. A cup and a tea. Prima di bere bisogna rassegnarsi alla clessidra. Abbiamo 3 tipi di tè che impiegano a scendere il tempo
per sciogliersi e amalgamarsi bene con the water of the Tamigi. Adesso la clessidra è girata, la rigiriamo e quando è scesa alziamo questo oggetto, il quale si ripiega, e così vuol dire che il tea is ready. So, si versa nella cup of tea e poi, quando la clessidra è finita, si può bere. Quando la clessidra è finita diventa freddo e ne prendi un altro. E così il tempo passa. The time in London go. The cup of tea. Ho sbagliato clessidra. From the BBC in London, Winston Churchill speaks on the first month of war, October 1st, 1939. Stiamo entrando dove Orwell ha creato 1984, qua dentro, qui siamo a Radio Londra. Mentre bombardavano, Orwell pensava il Grande Fratello. Come vedete è una stanza dove mangiano senza una finestra. Mr. Grey, if you could just speak a little bit for me so that I can pick up your level. Parleremo così e faremo delle cose meravigliose qui. È la prima volta che vengo alla BBC e adesso vi ho preso. That's fantastic. Va bene? Wonderful. Well, let's start. As I've just been told, happy birthday. Yes, thank you very much. 5 years? 5 years, yes. Tell us about the 5 years, how it started, the blog. E 5 anni di blog e vi do due numeri. 5 anni, gennaio del 2005, l'idea di fare un blog, la rete. In Italia non si sapeva neanche cosa fosse, io rompevo i computer nel mio show. Poi ho letto un libro, ho aperto il blog e in 5 anni siamo arrivati a 300 milioni di contatti in 5 anni e oggi su YouTube i filmati che sono sul blog miei e di altri che faccio fare sono arrivati a 60 milioni di visioni, cioè di accessi. Now you brought this show to Britain, incredible Italy. Are you worried about the impression the rest of the world or large parts of it have of your country at the moment? L'Italia come Willy il Coyote. Lui va nel precipizio, sta sospeso nel vuoto, no? Sospeso nel vuoto. E fa le cose così perché non guarda giù. Appena look down, precipita. L'Italia è questa. La rete serve a far vedere, a guardare giù al governo italiano. E se guarda giù è finito. Incredible indeed. Non stropicciarla perché allora è inutile, ho fatto una fatica. Mia moglie ha stirato per la prima volta. L'ho filmata. Questa è la maglia da scaramanzia, eh. Quando mi metto quella lo spettacolo va bene, se non me lo metto rischio. No, veramente, e sono tutte fisse, queste le fisse che c'hai. Un po' sul nero, la camicia, stasera mi azzardo una camicia nera che non l'ho mai messa, però siamo a Londra, magari ci tengono. Cioè hai tutto quello che puoi desiderare da una città qua c'è. Ma lo fai. Tranne il cibo, clima, il mare, gli odori, la felicità, la salute. Se togli quello stai bene. We're about 5 minutes away now, sir. Thank you. Okay, thanks. Okay. Mi raccomando, coraggio, mi raccomando. Buonasera, buonasera. Una foto. Vieni. Con la roba. Ciao. Senti un po'. Ciao.
il mio va bello, guarda Roma. Il tir con la roba di scena non entrava, allora ho preso io. Ma stiamo salendo o stiamo facendo finta? Non l'hai schiacciato, sei un po' sei teso. Ah sì. E vuoi un po' di Malox? Non so, non so. C'è stato un quarto d'ora qui fermo. Chi è che si è seduto qua? Magari John Mayer si è seduto lì. O Joe Cocker, vedi dove li è macchiato. Qui c'erano i Rolling Stones, Mick Jagger, guarda. Mick Jagger si sarà sdraiato qua. Fantastico. In un camerino così, non me l'aspettavo. John Mayer. David Byrne, guarda. O Robert Cray, dov'è Robert Ford? Fantastico, chitarrista, cantante. The Charlatans. Help Albert, Billy Mai Scott, Ben Harper. John Hyatt, quelli sono storici, eh? Voi avete questi, noi nel teatro abbiamo Albano, abbiamo Toto Cutugno. Vedi, guarda, hanno saputo che venivi. Hanno saputo che c'era lei. Adesso. Direi che vi sono in forma, ragazzi. Sono cazzi vostri stasera, io ve lo dico, vi sputtano tutti. Devi dichiarare di non essere un terrorista, come negli Stati Uniti. Che ti dicono quando entri, lei è un terrorista? Ha mai fatto il terrorista? Ha mai fatto il terrorista? Proprio una punta. Poi c'è l'impianto elettrico come in Inghilterra, ce l'hai nel culo. Così. Ho tre cose, tiri giù la levetta, metti quelle cose. Avete il pound, avete... Cioè... Dove vai? Cioè, devo andare a 10 yard. Ma che cazzo stai dicendo a 10 yard? Cioè, quanto pesi? 100 libbre. Guarda, ce l'ho 4 pollici. Ma che cazzo? Scusate, non vi aspettavamo più, io non... Ho iniziato, scusa. Ti faccio un piccolo riassunto. Ho detto che rimangono incinta, quelle cose, poi fa un po' freddo e gli spifferi. Come il Papa, abbiamo il Papa. Voi qui avete Charles. Che non si fa i cazzi suoi, perché Charles, ho letto sul giornale che manda delle lettere a quello che hanno messo in lavatrice con il vostro sindaco qui. Perché non lo faceva prima così Charles? Perché comincia a interferire in cose che non lo riguardano? Perché è stato in Italia, è stato un po' lì. Perché lì qua bevete come lì, guarda, lì ho visto che c'è la birra, ma qui quando non ridete vi fate 4 birre lì? È fantastico. I pub, sti cazzo di pub, cosa vi dite dei pub? Io vedo marito e moglie che bevono e parlano. Cosa cazzo gli dici a tua moglie? Ti ricordi? Ma come c'eri anche te? Cosa mi ricordi? Io. Italiani! Io vi abbraccio, siete stati grandiosi. See you later! Anche una moneta. Quanto è? 2 pound. Oh, 2 pound. Ma sì, 2 pound. Ma 2 pound quanto sono? 3 euro.